Castiglione dei Pepoli ha fatto la selezione che era in programma. Oggi da Montecatini a Montecatini Alto, una tappa di 98 chilometri, potrebbe esserci un nuovo scossone. Benvenuti cari amici appassionati del Giro d'Italia femminile internazionale, Silvio Martinello. Ieri Fabiana Luperini è arrivata abbastanza arrabbiata, ha proposto una sua iniziativa. Oggi secondo te può riprovarci? Beh, oggi direi proprio di sì, perché non ci sarà un cambiamento di tema rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Un'altra tappa impegnativa tra ieri e oggi, come era previsto sulla carta, ci sono dal punto di vista altimetrico le condizioni più difficili per le atlete, quindi chi vorrà porre un'impronta importante su questa edizione del Giro dovrà proprio tra ieri e oggi cercare di farlo. Ieri abbiamo visto una Marianne Vos che in salita è attaccabile. Chi ne ha approfittato? Pooley, Evelyn Stevens e anche la nostra Fabiana Luperini, che oggi sulle strade di casa, lei toscana, ci sarà da scalare il Marliana a 30 km dall'arrivo e poi l'arrivo a Montecatini Alto con pendenze molto importanti in entrambe le salite. Terreno ideale per una scalatrice in forma come Fabiana Luperini, che potrebbe a questo punto dare qualche soddisfazione anche al ciclismo azzurro. Ancora una giornata torrida ci accoglie nella celebratissima cittadina termale della provincia di Pistoia. Silvio Martinello, questa è la consueta sfilata delle firme, un rito che tutti i giorni le ragazze ovviamente ci propongono. Questa è Noemi Cantella, la nuova maglia rosa Evelyn Stevens, che ieri ha dato spettacolo a Castiglione dei Pepoli, e siccome noi non ci facciamo mancare nulla, passiamo da una campionessa del mondo come la Giorgia Brunzini che avete visto al presidente d'onore della Federazione Italiana Ciclismo Alfredo Martini. Benvenuto Alfredo, buonasera. Grazie, sono contento di trovarmi insieme a voi per commentare questa tappa. E allora, ascoltiamo subito Rossella Ratto. La salita è molto impegnativa, però soprattutto per quanto riguarda l'ultima salita il caldo sarà determinante. Ieri l'ho provata pomeriggio, è terribile, il calore che viene dall'asfalto ammazza. E allora questa è la prima immagine dopo la partenza. Davanti vedete subito la maglia gialla indossata da Marianne Vos e Silvio Martinello. Allora, arriverà immediata la risposta della Marianne Vos dopo il leggero svantaggio di ieri o vedremo un'altra tappa? Ma Pier Giorgio, questo lo capiremo subito. Si respirava un clima di grande tensione alla partenza questa mattina da Montecatini. Intanto puntualmente Francesca Portinari ci propone l'aspetto planimetrico della tappa odierna e poi successivamente quello altimetrico, dove insieme ai nostri amici telespettatori possiamo capire le difficoltà del percorso di oggi. La salita di Marliana, 12 chilometri impegnativi con pendenze già che richiedono un impegno importante, e poi soprattutto la rampa che porta a Montecatini Alto, rampe che hanno richiesto il cambio dei rapporti da parte delle atlete. Molte atlete o i loro direttori sportivi sono venuti a verificare il percorso, hanno deciso di montare rapporti chi 26, chi 27 posteriore. Questo la dice lunga sulle difficoltà di oggi. Clima di grande tensione alla partenza, Marianne Vos è chiaramente chiamata a riscattare una giornata, una leggera defiance per quanto riguarda la tappa di ieri, solo 12 secondi di ritardo rispetto alla Evelyn Stevens che è in maglia rosa, quindi ci sono veramente tutti gli ingredienti per assistere a una giornata spettacolare. E allora, dopo l'avvio dal celebre viale di Giuseppe Verdi, avevamo alle spalle la sede, l'ingresso monumentale delle Terme di Montecatini, mi rivolgo ad Alfredo Martini, chiedo scusa per la rima non voluta. Maestro, queste sono le sue strade, lei le conosce bene. Qualcuno dice che questa salita non è certamente paragonabile a quelle delle Dolomiti, ma noi modestamente gli ultimi 5 chilometri li abbiamo fatti e abbiamo visto che qualche curva dove bisogna tirar fuori davvero la lingua c'è. Questa tappa è stata suggerita da una grande campionessa, Editha Puciscaite, che di ciclismo se ne intende, e ha messo questa salita che parlava prima Silvio Martinello, che è una salita corraiolo,
che va su per Marliana, una salita abbastanza impegnativa. E poi la discesa precipitosa e l'arrivo a Montecatini Alto. Sono appena 2,5 km, ma sono piuttosto impegnativi, essendo quelli del finale. E allora, vedete adesso in queste immagini impegnate la Valentina Bastianelli della Vaiano Tepso, la marchigiana di Camerata Picena, che si mette in mostra e con lei a far l'andatura Marta Bastianelli della Cipollini Giambenini con il dorsale 92. Silvia, dicevamo anche oggi un gran caldo, forse se possibile il tasso di umidità è ancora maggiore, quindi uno sforzo non indifferente fin dalla partenza per le ragazze. Eh sì, le atlete sono già arrivate molto provate dopo la tappa di ieri, durissima anche ieri, accompagnata da un caldo infernale e poi un corto trasferimento, fortunatamente per loro, in quel di Montecatini hanno potuto recuperare un po' di forza, ma questa mattina sì, dobbiamo ammettere che correre in queste condizioni non deve essere semplice, quindi sono veramente tutte le ragazze al via questa mattina, 122 le atlete rimaste in gara, da applaudire per tra l'altro l'impegno che ci stanno mettendo fin dai primi chilometri. Vedete il duo Bastianelli-Bastianelli che è andato immediatamente all'attacco, non hanno velleità di risultato, il percorso è troppo impegnativo per loro, anche per Marta Bastianelli, già campionessa del mondo nel 2007 in quel di Stoccarda, una trasferta allora che ci regalò veramente delle grandissime soddisfazioni con la coppiata Bastianelli-Bettini, Paolo Bettini che poi riuscì a bissare il successo del 2006 di Salisburgo proprio a Stoccarda, tra l'altro dopo una settimana ricca di polemiche che lui zittì completamente con quella bellissima vittoria. Questo attacco abbiamo visto, dietro c'è chiaramente un grande controllo soprattutto da parte della squadra della maglia rosa, Evelyn Stevens, il team Specialized Lululemon, questa squadra tedesca che con la statunitense sta raccogliendo veramente degli ottimi risultati. C'è solo un caso di omonimia tra le due Bastianelli, non sono assolutamente parenti, una dicevamo è marchigiana di Camerata Picena, occupa la 118esima posizione a 45 primi e 09 dalla maglia rosa, l'altra Marta Bastianelli romana è 77esima con 28 primi e 32 la portacolori della Cipollini Giambenini. Hanno raggiunto un vantaggio di una ventina di secondi sul resto del gruppo che ovviamente lascia fare, siamo alle primissime battute, le energie vanno conservate come dicevamo, specialmente oltre che per l'unico Gran Premio della Montagna oggi in calendario, quello di Marliana, Gran Premio della Montagna di seconda categoria, posto dopo 76 km e 900 metri, vanno, dicevamo, conservate le energie specialmente per i 5 km finali dove ci saranno pendenze tra il 18 e il 19%. Sì. Dopo la giornata di ieri possiamo restringere, a meno di sorprese, a 4 atlete il discorso per la vittoria finale. Le 4 atlete che occupano le prime 4 posizioni in classifica generale, vale a dire Evelyn Stevens che ha un vantaggio di 12 secondi su Marianne Vos, 31 secondi su Emma Pooley e un minuto e un secondo sulla nostra Fabiana Luperini, che è la migliore delle azzurre, lei non più giovanissima, che però ieri ha veramente dato segnali molto importanti e molto interessanti. Una Fabiana Luperini che soprattutto quando la strada sale sembra ritornata a quella di un tempo, assolutamente in grado di competere con le migliori. È stata lei, ce lo ricordiamo nella sintesi di ieri per Giorgio, a così impedire a Marianne Vos di ultimare il suo lungo inseguimento vittoriosamente, rientrando appunto nel terzetto di testa, scattando negli ultimi chilometri, poi facendosi purtroppo sorprendere da Evelyn Stevens, ma dando comunque segnali molto interessanti. Quindi ci aspettiamo quest'oggi da Fabiana Luperini un nuovo tentativo di recuperare posizioni in classifica. E questo è il gruppo che insegue, tirato dalla neocampionessa d'Italia Giada Borgato. Abbiamo visto anche maglie della Rabobank davanti, adesso va a dar manforte anche la Armstead della Adrien Cleontien, la formazione capitanata da Emma Pooley, una delle protagoniste attese quest'oggi, la Lucinda Brand pure
lì davanti, vedete, a fare l'andatura in questa fase. E allora io mi rivolgo ancora ad Alfredo Martini per chiedere dall'alto della sua monumentale esperienza come si evita problemi, come si evitano problemi di disidratazione in una giornata calda così, su un percorso così. Noi ci preoccupiamo tanto di questo caldo, no? Specialmente pensando che sono donne che stanno combattendo, che stanno sfidandosi. Ma io sono convinto che le donne hanno qualcosa in più degli uomini, hanno una resistenza maggiore. Perché altrimenti con 40 gradi di caldo, andando sulle colline, sulle strade di Fiorenzo Magni, Castiglione de Pepoli, che erano le sue strade, no? Sono strade dure, dove la corsa diventa vera, dove diventa la prova della verità. E queste si sono battute molto bene. E questo fa pensare anche che le tappe che verranno saranno abbastanza combattute, visto l'alto agonismo che si è sviluppato nella prima parte di questo Giro d'Italia donne. Sì, dice bene Alfredo Martini, assolutamente. Le donne, siamo portati a volte a pensare che siano, diciamo così, meno sappiano così contrastare in modo meno importante le difficoltà che uno sport, una disciplina esigente come il ciclismo richiede. Invece io seguo ormai il Giro Donne da qualche anno, devo dire che a volte si rimane sorpresi nel vedere con quanta veramente con quanta grinta, con quanto coraggio affrontino percorsi e in condizioni anche estreme come quello di oggi, senza assolutamente nessun timore. Questo come accade normalmente anche tra gli uomini, ma abbiamo quotidianamente testimonianze di quanto stia crescendo, di quanto sia cresciuto ormai il ciclismo femminile. E direi che il Giro Donne, che rimane a livello internazionale la manifestazione più importante per quanto riguarda il ciclismo femminile, ce ne dà quotidianamente ampia testimonianza. Dopo la Brenda, adesso abbiamo visto la Martin davanti, chiaro segnale da parte della AA Drink Leon TN, la formazione di Emma Pooley per quel che potrebbe essere il resto della corsa. Quindi l'inglesina di Norwich sta facendo lavorare la sua squadra per ovviamente cominciare un po' a assaggiare quali sono le potenzialità in campo quest'oggi. Ieri, lo ricordiamo, c'è già stato un discreto sforzo, la Pooley è stata protagonista, lo ha già rammentato Silvio, della parte, specialmente della parte conclusiva. C'è stata anche quella disputa verbale con la Luperini, che si è arrabbiata per il buco che ha creato, ma è ovvio che gli interessi in quel momento della corsa non possono essere convergenti, quindi ognuno fa la sua corsa. Ma c'è subito la possibilità oggi, ripetiamo, in una tappa altrettanto dura, di vedere risposte importanti. Silvio. Sì, assolutamente, anche perché il percorso quest'anno, dopo la tappa di oggi, non propone più salite molto impegnative. Sono oggi e la tappa di ieri quelle dal punto di vista altimetrico più impegnative, ma questo non vuol dire che non ci sarà battaglia, perché i percorsi sulla carta meno impegnative ispirano anche atlete che magari si sentono tagliate fuori a dare ancora di più. Quindi ci sarà naturalmente grande agonismo. Non termina oggi certamente il Giro Donne, queste ragazze saranno chiamate ad un'ultima settimana all'insegna dell'agonismo e a cercare naturalmente di vincere una tappa, di cercare gloria in una corsa che rimane la più importante, ribadisco, per quanto riguarda il calendario internazionale femminile. Ci sono molti spunti di interesse, come abbiamo detto in premessa, la nostra Fabiana Luperini, che sulle strade di casa vorrà cercare di fare la differenza, Emma Pooley, che già lanciando, lo stiamo vedendo da queste immagini, continuamente le sue compagne di squadra all'attacco per rendere la corsa dura, Marianne Vos, che certamente non ci starà a stare lì a 12 secondi e vorrà far vedere che ieri è semplicemente stata una giornata in cui le cose non sono andate come gli capita di sovente, ma ricordiamoci che comunque è arrivata quarta e occupa la seconda posizione in classifica generale. Quindi segnali ci attendiamo da Tatiana Guderzo, conferme da Elisa Longoborghini e da Rossella Ratto, la giovanissima Rossella Ratto, il primo anno nella categoria, che proprio quest'oggi vorrebbe essere protagonista sulle strade dove ha sede la sua società. Quindi tanti elementi che ci fanno ben sperare per un finale appassionante e spettacolare anche oggi. Abbiamo visto anche la Shelley Holtz, l'altra portacolori della AA Drink, andare
a forzare l'andatura. Adesso siamo a meno di 20 km dall'avvio, la Green Age davanti con le compagne di squadra della Neo Maglia Rosa, l'americana Stevens. Vedete, stanno controllando la cosa, non potrebbe essere altrimenti, visto che davanti, lo abbiamo detto, non stanno facendo complimenti, stanno cercando di tenere l'andatura alta. Guardate, non fanno complimenti neanche con la nostra moto. Serie di scatti e controscatti, si comincia a dare battaglia, Alfredo. Sai, la tappa si presta alla battaglia, sono queste due salite nel finale, quindi oggi magari non si potrà vedere chi vincerà il giro, ma chi non lo potrà vincere, perché può darsi che alcune di queste sia su queste due salite ultime e risentano anche, se non hanno la vera condizione, risentano del disagio. E anche se diciamo che le donne sono forti anche a sopportare il caldo, ma questo è un caldo un po' speciale. E allora, Silvio, sarà davvero una sorta di gara ad esclusione? Eh sì, potrebbe esserlo. Questo si usa spesso nelle gare a tappe, no? Lo siamo abituati a sentirlo anche al giro maschile, al Tour de France maschile. Domani inizia il giro, domani inizia il giro, domani inizia il giro. Qui il giro è iniziato, c'è una grande, diciamo così, un grande equilibrio finora. Le prime quattro della classifica generale possono, a mio avviso, ancora tutte e quattro competere per la classifica finale. Ma è vero, come diceva Alfredo, che abbiamo già visto chi probabilmente non sarà in grado di lottare. L'abbiamo già visto ieri nella prima tappa di montagna. Viene da pensare a Claudia Hausler e a Judith Hart, le due tedesche della Orica Green Edge, la squadra a mio avviso più attrezzata globalmente, che però ieri hanno registrato un ritardo di 2 minuti e mezzo. Sarà difficile rientrare in classifica per loro, due grandissime atlete che naturalmente già oggi dovranno cercare con la propria squadra di mettere in atto una tattica, una strategia che permetta ad entrambe, o perlomeno a una di loro, di tornare sotto e poter in questo modo avere, continuare ad avere ambizioni per la vittoria finale. E intanto c'è questo gruppettino con la Lucinda Brand tra le protagoniste, che abbiamo visto sta cercando di evadere. Adesso davanti a Darmanforte è arrivata anche la De Torre, Alessandra De Torre, che sta facendo l'andatura. Poggio Tempesti è la località dove stanno transitando. Dicevamo una decina di secondi per forse qualcosa di più per questo gruppettino di 10 atlete. Si comincia a salire, vedete, la sede stradale è buona, si comincia naturalmente a far fatica. E adesso davanti vediamo con il dorsale 94 la Valentina Carretta, anche la Tatiana Guderzo a microfoni spenti stamane ci diceva che se la condizione la sorregge, visto che prima di questa partenza si sentiva molto molto bene, potrebbe anche essere tra le protagoniste. E allora ovviamente serve anche chi fa la prima parte della corsa per la Guderzo, Silvio. Sì, sarà interessante capire anche che segnali darà Tatiana Guderzo, perché alla vigilia era l'atleta azzurra su cui si puntava naturalmente per un importante risultato in classifica generale. La giornata di ieri ne ha evidenziato qualche limite, anche se insomma in una grande corsa a tappe chiaramente possono esserci giornate in cui si è sottotono. Ha registrato anche lei un ritardo di 2 minuti e mezzo, giungendo all'arrivo con Judith Arn, con Claudia Hausler, e quindi anche lei è chiamata ad una riscossa, ad un tentativo di riscatto. Quindi il fatto di vedere atlete della Cipollini Giambenini così a dar battaglia significa che certamente Tatiana Guderzo sta bene, ha voglia naturalmente di riscattare la prestazione opaca di ieri, e anche lei nel tentativo di ritornare sotto in classifica generale. Tatiana Guderzo, che rimane naturalmente uno dei nostri migliori elementi per quanto riguarda il ciclismo femminile azzurro, che tante soddisfazioni negli ultimi anni ci ha regalato, e proprio Tatiana Guderzo è stata una di queste, campione del mondo nel 2009 a Mendrisio.
La Guderzo fino a stamane occupava la settima posizione a 2,41 dalla maglia rosa Stevens. Martini, questo è un anno olimpico, gli anni olimpici sono sempre un po' particolari perché ovviamente si corre certo per il risultato immediato, ma tutte sperano di essere protagoniste, prima innanzitutto di conquistarsi un pass e poi di essere protagoniste nella corsa a 5 cerchi. Come si prepara una stagione come questa qua? Sai, non penso che ci siano tante riserve, perché il Giro d'Italia è così importante. È vero che l'Olimpiade è la prova più importante che possa presentare lo sport, però il Giro d'Italia delle donne è l'essenza del ciclismo per loro, e quindi penso che l'impegno sia al massimo, senza avere pensieri a quello che potrà avvenire dopo. Anche se questi pensieri dentro di loro ci sono, no? Ma la Giro d'Italia donne è di per sé stesso una grande cosa, che richiama grande attenzione da parte degli sportivi, da parte del pubblico, anche dei non appassionati di ciclismo. Penso che queste ragazze, le nostre ragazze, si sfidano con delle altre ragazze di altre nazioni molto preparate e molto importanti. Chi viene a correre giù Italia donne anche dall'estero viene perché sa che è una corsa che rende grande popolarità. Silvia, sì, abbiamo visto davanti anche atlete della nazionale olandese, la Brass, la Visser, ovviamente queste potrebbero non tanto in maniera, diciamo così, nascosta, ma dare una grossa mano anche nel lavorare, nel fare il lavoro di preparazione per la parte conclusiva all'altra formazione olandese, la Stichting Rabobank, quella di Marianne Vos. Sì, ce lo siamo chiesti fin dai primi giorni come si sarebbe comportata la nazionale olandese, che è l'unica nazionale, l'unica rappresentativa nazionale presente a questa edizione del Giro Donne. Siamo un po' informati anche sui rapporti che esistono tra le componenti della nazionale olandese e il team Stichting Rabobank, la squadra che appunto è qui con Marianne Vos come leader, e le informazioni che arrivano sembra che non ci sia, che non corra buon sangue tra le due squadre, nel senso che diverse componenti della nazionale olandese sono state in passato compagne di squadra di Marianne Vos, e sembra che qualche screzio ci sia stato, quindi sarà interessante e curioso capire appunto come si comporteranno. E certo che Marianne Vos è un'atleta che molto spesso è riuscita a risolvere le situazioni anche da sola, talmente elevato il suo tasso tecnico, la sua qualità, che veramente credo potrebbe dare del filo da torcere anche a tanti colleghi maschi. Intanto abbiamo visto il gruppettino transitare intorno al chilometro 35, questa è la neomaglia rosa Evelyn Stevens, e allora il vantaggio è via via cresciuto sin oltre il minuto. Siamo ancora alle battute iniziali, anche se lo rammettiamo, questa tappa è sotto i 100 km, 98 per la precisione. Una sorta di circuito con i due strappi che abbiamo già detto, da Montecatini a Montecatini Alto, e quindi naturalmente tutto quello che verrà messo su strada anche adesso poi alla fine entrerà nel debito conto conclusivo, perché lo ricordiamo, oltre al caldo non è per nulla facile pedalare su queste strade, specialmente nei chilometri conclusivi. Silvio. Sì, è andata via la fuga, vedete, siamo nella zona di Vinci, quindi mancano poco più di 50 km all'arrivo, siamo praticamente a metà corsa. È andata via la fuga e Evelyn Stevens, la statunitense in maglia rosa, che possiamo scorgere in quinta, sesta posizione, è a ruota delle compagne di squadra che stanno controllando la gara. Tra queste citiamo Ina Yoko Teutenberg, la velocista un po' sottotono, dobbiamo dire, da domani avrà delle nuove opportunità lì davanti a lavorare, l'altra tedesca Lisa Brennau, l'australiana Chloe Hosking, la inglese Cole Klaug, l'altra tedesca Charlotte Becker, grande passista, la canadese, anche lei sorpresa della cronometro di Roma, Clara Hughes, e poi la statunitense, la connazionale di Evelyn Stevens, la maglia rosa, vale a dire Ellie Stacker. Quindi una squadra ben attrezzata per poter tutelare le ambizioni della maglia rosa, Evelyn Stevens, mentre abbiamo visto
una maglia di campionessa del mondo, vale a dire Giorgia Bronzini, scattare davanti alla nostra telecamera. Vedo delle ammiraglie, deve essere la zona del rifornimento, quindi Giorgia Bronzini ha voluto andare in avanti, appunto, ecco qui ne abbiamo la conferma, per prendere il rifornimento e la borraccia d'acqua. Quest'oggi ne consumeranno molte con questo caldo e cercheranno naturalmente di non dimenticarsi di idratare il loro corpo, perché il caldo è veramente un caldo importante. E allora stiamo arrivando all'unico Gran Premio della Montagna di seconda categoria a Marliana, prima in uno scorcio molto rapido sullo sfondo dell'inquadratura in primo piano della Giorgia Bronzini, abbiamo visto anche Vinci, la terra natale del forse più grande dell'inventore della bicicletta, del numero uno. Ha inventato tutto, non solo la bicicletta. Ha davvero inventato tutto, Leonardo. Torniamo a seguire questa azione della Stevens, Evelyn Stevens. Vedete con queste nostre immagini, con la Pulei davanti, perché quando la strada comincia a diventare importante in salita, la Pulei piazza la sua solita andatura e vedete fa il vuoto, e naturalmente la Stevens con la maglia rosa sulle spalle non può lasciarsi scappare nessuno, e allora adesso tocca a lei in prima persona andare a marcare Emma Pulei. È stata ripresa la fuga di una decina di atlete che appunto avevamo visto nelle nostre immagini precedenti di questa nostra sintesi della quarta tappa del Giro Donne Montecatini, Montecatini Alto. Siamo sulla salita di Marliana e accade qualcosa di importante. Emma Pulei, colei che occupa la seconda posizione in classifica generale, sferra il suo attacco, la maglia rosa, Evelyn Stevens va a rincorrerla. Rimangono in due, dietro pochi secondi di vantaggio su Judy Tarn, Ashley Molman e naturalmente anche Marianne Vos ed altre atlete che sono all'inseguimento. Però ecco, interessante questa azione, Emma Pulei assolutamente non si vuole arrendere e sta cercando di mettere in difficoltà Evelyn Stevens, che risponde prontamente. Qui siamo ormai al GPM con il gruppetto inseguitore, transitata Emma Pulei in prima posizione, Evelyn Stevens in seconda, Judy Tarn in terza, la Molman, la Voss, via via tutte le altre. Vediamo anche Tatiana Guderzo, vediamo anche Fabiana Luperini in maglia azzurra, c'è Lisa Longo Borghini, quindi tutte le migliori sono lì davanti. Qui siamo sulla discesa e ci viene segnalato da Radio Corsa, attenzione. Sì, in questa fase, eccola qui, eccola qua, purtroppo una caduta della Van Vleuten e della Amalia Suk della Bielorussia. Vedete la Van Vleuten, la campionessa olandese della Rabobank, riesce a rimettersi subito in pista, qualche problemino in più per la Malasuk, la bielorussa Lena Malasuk, ma anche lei, la portacolori della V-Pink, riesce a riprendere la corsa. L'abbiamo sentita dall'audio delle nostre moto uno lamentarsi, però è riuscita a riprendere, quindi solo qualche ammaccatura per lei. E Marianne Vos perde una spalla importante, la Van Vleuten, campionessa d'Olanda, l'abbiamo vista vittima di questo incidente, di questa caduta, prontamente rialzata, ma era la migliore spalla per Marianne Vos, quindi l'olandese dovrà in questi ultimi 30 chilometri cercare di fare tutto da sola per appunto approfittare del percorso e cercare naturalmente di recuperare il terreno perduto nella tappa di ieri. I buoni non si fermano mai. 5 stelle rende speciale ogni momento. Essa Montana. The sun rising from the nei negozi Wind e attiva All Inclusive a 9 euro al mese per 5 anni. Minuti veri! Nei negozi Wind.
E allora avevamo lasciato le atlete con la caduta, per fortuna senza conseguenze, della Van Vleuten Ame Alsuk nella discesa dopo il GPM di Marliana, la discesa che riportava le ragazze verso Montecatini, e ricominciamo con Sua Maestà che è già davanti. Altro rimescolamento di carte, guardate chi c'è davanti, non era abbastanza... Sì, non avevamo bisogno di questa testimonianza. Ha approfittato della discesa del Marliana, tra l'altro una discesa direi tecnica, con un tasso tecnico importante, abbiamo visto, ne hanno fatto le spese due atlete cadute appunto lunga la discesa, ha approfittato di questo terreno in cui lei è abilissima, assolutamente la migliore, per prendere il largo, vale a dire Marianne Vos. Alle sue spalle vediamo Emma Pooley con la maglia verde di leader della classifica del Gran Premio della Montagna, Gran Premio della Montagna di Marliana, tra l'altro conquistato proprio dall'inglese, che sta tentando di recuperare terreno. Marianne Vos sola quando mancano ormai pochi chilometri all'inizio inizio della salita che porta a Montecatini Alto. E allora ha ripreso la Pooley e la Stevens che avevamo mostrato in fuga in vista del Gran Premio della Montagna. La Hausler era a 25 secondi, poi nel tratto conclusivo della salita e soprattutto in discesa ha fatto il vuoto. Adesso con la Moto2 vediamo Emma Pooley che ovviamente non si arrende, dietro sta cercando di riportarsi sotto, quantomeno di non far dilatare troppo il vantaggio, ma guardate con che cattiveria, 1:11 è il vantaggio che adesso viene segnalato dal servizio radiocorsa. Dicevamo Marianne Vos 1:11, guardate con che cattiveria è tornata a pedalare. Se qualcuno avesse avuto un piccolissimo dubbio dopo una giornata di vacanza, diciamo così, di semivacanza, Silvio, come quella di ieri, oggi lei stessa in primissima persona è andata a fare piazza pulita, ha spazzato via tutto ed eccola qua davanti, andare a proporre una autorevole e serissima candidatura per la tappa di oggi, ma credo che alla fine, vista anche gli ultimi 5 chilometri finali, la maglia rosa tornerà su queste spalle. Eh beh, se serviva una risposta, eccola qui, l'ha data a tutti, noi compresi, che speravamo, non perché le vogliamo male, anzi siamo ammirati nel vedere le cose importanti che riesce a fare, ma speravamo che riuscisse perlomeno a mantenere aperta una situazione di incertezza, che desse qualche speranza anche all'avversario, cosa che appunto era accaduto ieri. Invece quest'oggi ha voluto veramente dare un saggio di classe e di talento straordinaria. L'attacco, oltre un minuto il suo vantaggio, ha approfittato della discesa, sta incrementando il suo vantaggio anche in pianura, avete visto con quanta cattiveria agonistica aggredisca e rilanci l'azione dopo ogni curva, dopo ogni situazione in cui appunto le è richiesto di riprendere velocità. Staremo a vedere se magari pagherà qualcosa negli ultimi chilometri particolarmente duri e impegnativi che portano a Montecatini Alto. Alfredo, l'abbiamo vista lasciare il territorio di Muzzumano per, eccola qua, è arrivata in questo momento negli ultimi 5 chilometri dove la strada comincia a salire e soprattutto la sede stradale si restringe. L'abbiamo fatta in macchina prima per andare ad osservare metro dopo metro lo stato dell'arte e abbiamo notato che il terreno non proprio perfetto, un po' scosceso, ad una che ha dominato, che è capace di dominare anche le gare di ciclocross, ovviamente gli fa un grosso favore. Allora, io non lo so, come ha detto anche Silvio, se questa riuscirà a mantenere il vantaggio che ha preso, però una cosa importante, questa che non è nella condizione migliore per tenere il grande ritmo in salita, lo ha dimostrato ieri e anche oggi, però fa delle cose in discesa strepitose. E questo glielo permette la classe che ha, il suo modo di gareggiare, è una vecchia conoscenza. E questa non è da oggi che sappiamo quanto vale. E il suo valore lo farà ancora conoscere durante le tappe che ci saranno. E allora, alternanza tra Moto2 e Moto1, avete visto la Emma Pooley che adesso insegue Marianne Vos a 40 secondi, poi c'è un altro gruppetto a 1:11, un gruppetto con la Stevens, la Hausler, la Luperini, sta arrivando anche la Tatiana Guderzo, ma noi torniamo con la Moto1, qua la salita comincia a diventare cattiva, vedete tornanti abbastanza stretti.
e comincia anche l'attacco della salita Emma Pooley, Silvio. Sì, è interessante il riferimento che faceva Alfredo relativamente alla sua abilità in discesa. Non dimentichiamo che siamo di fronte ad una campionessa straordinaria che su strada è senza dubbio, sta segnando la sua epoca, solo 25enne tra l'altro, quindi stiamo parlando anche di un elemento e di un soggetto ancora molto giovane che probabilmente non ha ancora raggiunto, pensate un po', la sua totale e definitiva maturità atletica, ma questa è una fuoriclasse ovunque, su pista, sul ciclocross, e tutte queste esperienze, è campionessa del mondo di ciclocross in carica, è campionessa olimpica su pista, ha vinto l'oro a Pechino nella corsa punti, ha vinto l'oro a Salisburgo nel 2006 e pensate 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 5 volte seconda per 3 volte dietro alle nostre ragazze, quindi siamo di fronte a un vero e proprio talento straordinario che tra l'altro sorretto da un carattere che non è mai doma, cioè lei non poteva accontentarsi di vincere in volata con i 10 secondi di abbuono, poteva accontentarsi di vincere il giro appunto sfruttando anche le sue doti di velocista, ma vedi, è andata all'attacco immediatamente per dimostrare che la numero uno è lei, e quindi di fronte a queste cose non possiamo che inchinarci e apprezzare ogni volta che abbiamo l'occasione di ammirarla le cose straordinarie che riesce a fare. Intanto abbiamo visto il gruppetto con la maglia rosa Stevens, con la Guderzo, la Johansson, la Hausler, che ormai è arrivata a vista d'occhio, questo gruppetto alla Pooley. Davanti c'è sempre Marianne Vos che sta pedalando con un vantaggio intorno al minuto e 20. Eccola qua, guardate con che cattiveria e soprattutto con che forza riesca ancora a scattare su questo percorso, Alfredo. Davvero uno spettacolo. Straordinaria. Questo mette in evidenza la sua classe, il suo modo di concepire questo tipo di sport. Questa è una sportiva vera, questa altrimenti non potrebbe vincere un po' in tutte le specialità. Diceva Silvio che questa ha vinto i campionati del mondo di ciclocross, va in pista e domina anche in pista. E sulle salite perde 100 metri, però li guadagna tanti in discesa da permettersi poi di andare via solitaria verso gli arrivi. Li guadagna in discesa e poi, come vediamo, anche in salita non è che sia da meno, perché oggi ovviamente non ha la condizione di ieri o comunque non ha la volontà di ieri. Credo che anche dal punto di vista psicologico un comportamento simile sia molto importante per lei e devastante per l'avversario. Sì. Eh sì, ma è questo, no? Che poi subentra anche naturalmente un senso di impotenza da parte delle avversarie nei confronti di un atleta che riesce a fare cose di questo genere. Guardate, riferendosi, ma questo insomma chiaramente ne dimostra la grandezza, mentre dietro vedete c'è la reazione di Evelyn Stevens in maglia rosa, la statunitense 29enne, che non ci sta. Conosce naturalmente la forza di Marianne Vos, ma non ci sta, difende con i denti anche la sua maglia rosa, e dietro mi sembra di vedere Tatiana Guderzo, anche lei sta tentando di reagire. Bella la prova di carattere della campionessa di Marostica, che sta tentando di ritornare a galla dopo la giornata in chiaroscuro di ieri. Quest'oggi invece lì con le migliori solo Marianne Vos è riuscita a fare la differenza. Guardate qui come è impegnata in queste rampe, che dove la pendenza supera abbondantemente il 15%. Ecco, qui sembra un attimo un po' in difficoltà, Marianne Vos sta pedalando in maniera più affaticata rispetto a prima, ma è la salita dura. Qualunque potrebbe, anche Coppi sarebbe stato un po' in esatto, è la strada che cambia, anche perché poi questa ripresa che da frontale schiaccia naturalmente la conformazione della strada, e quindi vediamo solo la fatica, ecco, in questa fase della Marianne Vos. Naturalmente il riscontro cronometrico le dà ragione, perché continua a mantenere il primo e 25 secondi di vantaggio. Dietro abbiamo visto la maglia rosa Evelyn Stevens, eccola qua, è prontamente inquadrata dalla nostra Moto2, che è riuscita a guadagnare una cinquantina di metri sulla Tatiana Guderzo, poi Johansson, Hausler, Pooley, e sta arrivando anche la nostra Fabiana Luperini.
Sì, c'è anche Fabiana Luperini con le migliori, così come è segnalata anche Elisa Longo Borghini, un po' in difficoltà comunque, lontana invece Rossella Ratto, la giovanissima Rossella Ratto, pensate, classe 1993, primo anno nella categoria maggiore, anche questo un grande talento, mentre è stata ripresa Evelyn Stevens dalla Johansson, da Emma Pulley, da Tatiana Guderzo, un po' in difficoltà invece, ha perso qualche metro Fabiana Luperini, riconoscibile per la sua maglia azzurra. Alfredo. Bellissimo, stiamo assistendo a delle immagini straordinarie, ma sia la Guderzo che la Luperini stanno difendendosi molto bene. La Luperini poi ci ha fatto vedere delle cose anche ieri straordinarie, è una che sta rinfrescando i suoi successi di una volta, ma è da ammirare, perché per fare queste cose bisogna avere una grande preparazione. Bisogna aver rinunciato a tante cose per poter comportarsi come lei sta comportandosi. Ma io vorrei soffermarmi su un'altra cosa. Ci siamo soffermati poco sul fatto della caduta in discesa. Troppe cadute. Oggi si assiste non soltanto fra le donne, ma anche fra gli uomini. Vediamo cadere dei corridori anche in una mezza curva, anche nelle dirigiture. Io ho il mio pensiero su questo, che adoperiamo telai troppo leggeri di fronte alle ruote troppo rigide. Silvio. Questo potrebbe essere certamente una chiave di lettura. Io mi permetto intanto di aggiungere l'arco dei meno 3 chilometri, ultimi 3 chilometri, ed Evelyn Stevens tenta di reagire ancora. Io mi permetto di aggiungere a quello che ha detto Alfredo che secondo me c'è anche da parte di molte atlete, parliamo in entrambi i settori, sia maschile che femminile, molto spesso vedo delle azioni abbastanza incoscienti, nel senso che non si ha probabilmente la percezione di quello che si sta facendo. A volte si vede entrare un gruppo a 50 all'ora con una curva a 90 gradi. Chi è in testa a queste cose deve vederle, insomma, cioè, si vede veramente dei corridori che a volte corrono, interpretano il percorso dove stanno correndo con una certa leggerezza e superficialità. Poi è facile nel momento in cui c'è una caduta innescarne immediatamente delle altre, quindi a volte si assistono a scene di questo genere. Mentre concentriamoci su Marianne Vos, 2 chilometri all'arrivo, qui le pendenze si fanno più dolci, il suo vantaggio ormai supera abbondantemente il minuto, quindi andrà certamente a conquistare questa quarta tappa. L'abbiamo visto in quegli ultimi metri prima di questo scollinamento con quanta fatica, ma soprattutto con quanta tenacia abbia continuato a pedalare nella sua azione, che a questo punto diventa molto molto importante, specialmente in riferimento alle avversarie, perché lo ricordiamo, il crono fa segnare un primo e 25 a suo vantaggio, adesso un tratto in leggera discesa prima dell'erta finale, dell'erta conclusiva. E allora facciamo un po' il punto della situazione, vediamo la maglia rosa della Stevens, maglia rosa che continua a scattare, la Pulley lì davanti, ma c'è anche la Guderzo, c'è la Luperini e poi è arrivata Johansson, Emma Johansson. Ci sono rimaste in 5 all'inseguimento di Marianne Vos, che la vediamo lanciata verso la vittoria in questa quarta tappa, sarebbe già la terza tappa per lei, ha vinto a Terracina, ha conquistato la cronometro di Roma, ieri quarta all'arrivo di Castiglione de Pepoli, oggi va a conquistare questa quarta tappa a Montecatini Terme, anche in questo tratto molto difficile abbiamo avuto un'ulteriore testimonianza di quanta abilità abbia nel condurre il mezzo la fuoriclasse olandese. Dietro sono rimaste Johansson, Stevens, Guderzo, Hausler e Pulley, sono rimaste in 5 all'inseguimento di Marianne Vos, che sta transitando sotto l'arco degli ultimi 1000 metri. Ultimo chilometro per la fuoriclasse olandese, Marianne Vos sta volando verso il traguardo di Montecatini Alto, ha ripreso a pedalare, guardate come sta mulinando le sue gambe, e questa è in ultima posizione del gruppetto che insegue Fabiana Luperini. Davanti ci sono Johansson, Guderzo, Stevens, Hausler e Emma Pulley. Ultime pedalate, ultima fatica di questa giornata per la maglia gialla, ma è già virtualmente da qualche chilometro nuova maglia rosa dopo questa quarta tappa da Montecatini a Montecatini Alto di 98 chilometri. Marianne Vos
passa questo ultimo dosso, rallenta traffico, ovviamente non fa piacere dopo 97 passa chilometri prendere lei, lei lo ha saltato via, ma va non dritta, ha rallentato esatto. Neanche di un centimetro. È davvero incredibile, Alfredo. No, diceva Silvio, questa potrebbe competere anche con gli uomini, visto che gli olandesi non hanno grandi atleti in questo periodo. Penso che se fanno correre il nazionale farebbero più bella figura. Hai visto in questo tratto tecnico che prima abbiamo visto affrontare, mentre questa è Dita Pucinskaite, colei che ha conquistato il Giro Donne nel 2006-2007, è lei l'inventore di questa tappa, del percorso che dal punto di vista tecnico lo ha proposto, mentre siamo all'arrivo. Hai visto la differenza delle cinque inseguitrici rispetto a Marianne Vos nell'affrontare quella curva tecnica a sinistra? Tutto qui sta, anche questo è un elemento che ci fa capire la differenza tra lei, autentica fuori di classe, e le altre che sono comunque delle campionesse, ma qui siamo di fronte, veramente ci dobbiamo inchinare ad una prova di talento, di classe assolutamente straordinaria. Bellissima. Ultimi. C'è anche una posizione aerodinamica invidiabile. Assolutamente. Ultimi 250 metri per Marianne Vos, che è già entrata nel raggio d'azione delle nostre telecamere fisse poste qua sul traguardo. 150 metri per l'olandese Marianne Vos, sta per tagliare il traguardo. Guardate, trova ancora la forza e la voglia di sprintare, di scattare. Eccola, braccia alzate, Marianne Vos conquista la quarta tappa da Montecatini a Montecatini Alto. E adesso andiamo ad aspettare le inseguitrici. C'è uno scatto. Punta Johansson, Emma Johansson, la campionessa svedese, è riuscita a prendere qualche metro di vantaggio su Evelyn Stevens e Tatiana Guderzo, mi sembra la sua ruota, un po' in ritardo Fabiana Luperini, mentre va a cogliere la seconda piazza Emma Johansson, la svedese dell'Hightech Products, che appunto va a conquistare la seconda piazza. E allora Emma Johansson al traguardo, siamo oltre l'1.15 già, vediamo quando riuscirà a far fermare il cronometro, taglia adesso il traguardo, arriva a 1.26 da Marianne Vos. Brava Tatiana Guderzo che riesce ad anticipare la maglia rosa Stevens, Tatiana Guderzo e la Stevens a 1.33 hanno chiuso, poi Claudia Hausler a 1.38 con Fabiana Luperini in settima posizione. E anche Emma Puley tra la Hausler e la Luperini a 1.38 il loro ritardo, mentre arriva la campionessa di Germania Judith Hart, vediamo il suo ritardo 1.52, mentre altre due atlete che arrivano, una delle due è la nostra giovane Elisa Longo Borghini insieme alla Ashley Molman, campionessa del Sudafrica. Viaggiano oltre i due minuti la Molman e la Longo Borghini, ormai anche loro sul traguardo. 2.11 il ritardo delle due atlete che hanno chiuso in coppia. Adesso arriva anche la Annemiek van Vleuten, la vediamo con piacere andare a chiudere in undicesima posizione dopo la caduta che vi abbiamo mostrato prima. Eh sì, dimostrazione di carattere da parte della campionessa d'Olanda che nonostante la caduta ha tenuto duro, va a chiudere in undicesima posizione, il suo ritardo importante, ma sarà una presenza fondamentale per Marianne Vos per controllare la corsa fino a sabato prossimo, quando il Giro Donne si concluderà in quel di Bergamo. Dietro la Van Vleuten sta arrivando Alena Amialiusic, anche lei coinvolta nella caduta insieme alla Van Vleuten. Sì, sono rimaste insieme e insieme stanno praticamente arrivando al traguardo, riesce a rimanere sotto i 4 minuti a 3.56 la Van Vleuten, mentre per la Malesuk il ritardo è di 4.03. Tappa molto dura come era nelle attese, qui si susseguono altri arrivi, abbiamo Rossella Ratto che viene preceduta da Rasa Leleivite, Rossella Ratto della Vera in Legno Fabiani, 5.52 il suo ritardo, sta arrivando anche Tiffany Crowell australiana. Rossella Ratto si aspettava qualcosa di più da questa giornata, ma non dimentichiamoci, al primo anno nella categoria elite per questo giovanissimo talento, giovanissima talento azzurro, che ci regalerà certamente delle belle soddisfazioni quando avrà completato anche la sua maturazione atletica, mentre arrivano altre atlete. Shara Gilov,
della Green Edge e la Van de Winkel della Lotto Bellisola 6:26. Distacchi veramente importanti, Pier Giorgio, quest'oggi. Sì, tutto è in capo, tutto dipende da questo mostro che sta arrivando e che vi riproponiamo sul traguardo in questo bel replay. Guardate che smorfia di soddisfazione, ma anche di fatica, quasi di dolore, perché naturalmente è dovuta ricorrere a tutte le sue energie. Marianne Vos, adesso vi riproponiamo anche il traguardo della Emma Pooley, poi Luperini, Hausler e Stevens, una tappa che ha mantenuto tutte le promesse della partenza, Alfredo. Sì, ma la cosa più bella è vedere passare la vincitrice, la Vos, commossa di sé medesima, di quello che aveva fatto, la sfida prima che con l'avversario, con se stessa, per dire: non sono quella di ieri di Castiglione dei Pepoli, sono nuova. E allora, mentre vediamo questo gruppetto di ritardatari con la campionessa italiana Giada Borgato, uno sguardo anche alla classifica generale: torna in maglia rosa Marianne Vos, Evelyn Stevens è a 1:31, Emma Pooley a 2:07. Chiedo scusa, a 2:37 la prima delle nostre, Fabiana Luperini, poi Tatiana Guderzo a 4:08. Segnalerei, Pier Giorgio, anche l'ottava posizione in classifica generale della nostra Elisa Longo Borghini. Questo ci fa naturalmente ben sperare in chiave futura per quanto riguarda il ciclismo azzurro. Luperini e Guderzo, che come hai ricordato occupano la quarta e la quinta posizione. E questo è il podio della quarta tappa. Con la Guderzo avete visto la Johansson e la Vos, e adesso le maglie, la Vos con la doppia maglia, ed ora andiamo ad ascoltare Tatiana Guderzo. Ma sì, dicono che mancano le salite storiche, ma qui di salite ce ne sono tante e molto dure. Soprattutto gli ultimi 5 chilometri c'erano delle pendenze che facevano paura, ma dai, è andata bene, sono contenta. Un telegramma da Alfredo Martini dopo questa giornata. Ma io in queste gare, in queste sfide, vedo tanta passione, vedo tanto sentimento che viene trasmesso al grande pubblico. Ecco perché il pubblico ama il ciclismo, perché vede nella faccia di chi lo fa seriamente, la fatica, l'impegno, ed è l'impegno che piace al pubblico. Silvio. Domani spazio per le velociste, 118 km da Polesella a Molinella. Grazie a tutto per averci seguito, grazie ad Alfredo Martini, alla regista Francesca Portinari, Ita 78, a Silvio Martinello, Pier Giorgio Severini vi saluta e dà la linea alla rete.